Salve a tutti da Buontempo Giovanni. Oggi vedremo la seconda parte di come monitorare i processi di Windows e i programmi in esecuzione del nostro computer. Lo andremo a fare con Anvir e visualizzare alcune funzioni di questo programma, come si può notare anche da questa grafica. È lo stesso programma del Tag Manager che è integrato sul sistema di Windows che abbiamo già visto nella prima parte del video, che se andremo nella sbarra di controllo e andremo ad attivare la gestione di attività, come si può notare, qui abbiamo il Tag Manager che è incorporato in ogni sistema operativo di Windows e poi ci sono queste applicazioni, i processi, i servizi, le prestazioni, poi ci sono le prestazioni di rete e gli utenti che elaborano la proprietà del computer. Solo che questo programma di Anvir offre all'utente una panoramica più ampia di gestire il proprio computer, di ciò che succede all'interno. Quindi tutte le funzioni di Anvir sono strettamente operative e hanno un'applicazione diretta con il registro del nostro sistema. Tutte le modifiche e le applicazioni che vengono fatte alla configurazione di questo sistema operativo possono contribuire alla stabilità del computer. Quindi, se non si hanno delle conoscenze nelle applicazione di impostazione che sono fatte di gestire il controllo nel monitorare questi processi e anche dei servizi che questi processi stessi utilizzano nell'insieme, c'è il rischio che il nostro computer non funziona più. Per evitare che questo succeda, dobbiamo seguire alcuni passi di base per farci almeno un'idea più chiara dove noi possiamo intervenire nel monitorare un processo. In se stesso il nome processo sull'informatica, per processo si intende l'attività di esecuzione di un programma in modo sequenziale, ovvero un compito che il processore di elaborazione deve portare a termine su richiesta dell'utente stesso, che consiste ad un'attività controllata dal programma stesso. Un processo quindi può essere visibile all'utente durante la sua fase in esecuzione e nelle applicazioni che lui stesso svolge. O un processo può essere reso invisibile se viene eseguito in backgrounding. Quindi, per visualizzare la lista di questi processi eseguiti sul nostro computer e le relative risorse impiegate, è possibile utilizzare il Tag Manager per visualizzare queste informazioni come lo stiamo facendo adesso noi, per determinare un comando e stabilire delle regole quando si deve attivare un programma. Possiamo fare un esempio banale che un programma si deve attivare durante l'avvio del nostro computer e il programma stesso, facciamo un esempio, non viene utilizzato subito. O un programma, facciamo un altro esempio di gioco in online che ha bisogno di diversi servers per essere in funzione, che sicuramente occorre molto tempo per caricare tutti questi servers. Se lo lasciamo in esecuzione, facciamo un altro esempio in automatico, nell'avvio è logico che questo va a rallentare il nostro computer nelle sue fasi di prestazione e questo è solo un esempio che si può utilizzare anche su altre applicazioni per gestire il monitoraggio su varie funzioni di come monitorare questi programmi o questi service che vengono utilizzati nei programmi che noi stessi utilizzeremo sul nostro computer. Se andiamo nello startup,
come possiamo notare, e andiamo a visualizzare il suo menu di Hamburger. Qui, come si può notare, ci sono questi 5 menu all'interno, e come si può anche notare, qui sotto abbiamo ancora altri menu dove ci viene indicato la proprietà, poi le informazioni del prodotto. Poi abbiamo ancora un altro menu che si possono visualizzare i DLL, poi i file in esecuzione, poi abbiamo le connessioni e qui abbiamo le prestazioni, come si può notare anche da questa grafica. Poi si possono verificare anche le finestre e si possono visualizzare il driver che sono in esecuzione o che abbiamo installato nel nostro sistema operativo, che operano nei programmi che abbiamo installati sul nostro computer. Quindi, se andiamo nell'ultimo menu, viene visualizzato un aiuto. Nell'ultimo menu ci sono delle guide, come si può anche notare, che sono importanti per gestire il programma di Hamburger. Quindi io vi consiglio di acquisire un po' di conoscenza prima di utilizzare il programma. Ritornando in questa grafica principale, da qui è possibile fare diverse applicazioni che si possono gestire per un programma e determinare nuove regole al programma stesso. Queste regole determinano le procedure che il programma stesso deve svolgere. Quindi, se abbiamo delle preferenze di un programma che si dovrebbe avviare, facciamo un esempio in automatico, possiamo stabilire delle regole che consistono ad un avvio successivo sempre in automatico, per evitare che il processo di memoria fisica di carico durante l'avvio è più veloce. Tutte queste piccolezze nell'insieme possiamo determinare che contribuiscono alle prestazioni delle risorse che il nostro computer dispone. Quindi, per monitorare i programmi e gestire dei servizi, cosa dobbiamo fare? Fare molta attenzione e a conoscere i programmi che noi abbiamo installato e il nucleo di processi che essi stesso utilizzano e i servizi che loro, ogni programma utilizza per essere eseguito, e conoscere soprattutto i servizi che utilizza il sistema operativo di Windows, che sono due cose diverse. Per notare questi servizi utilizzati dal sistema operativo, se andiamo nella sbarra dello start e andremo a digitare all'interno questo messaggio di MES sconfigge, e poi andremo a cliccare all'interno, come si può notare ci viene questa grafica, che questa grafica si può anche ottenere dal programma del menu di Hamburger. Se andiamo in questi strumenti, come si può notare, poi andremo a visualizzare questi strumenti di amministrazione, e come si può anche notare, qui abbiamo il nostro programma che abbiamo adesso attivato, che sarebbe il nostro programma, dove possiamo vedere in questa configurazione del sistema questi programmi di avvio. Se andremo a questi servizi in questa applicazione di questi servizi, come si può notare, qui all'interno ci sono delle spunte all'interno. Se scorriamo questo menu, come si può notare, ci sono quasi in tutte queste sezioni delle spunte all'interno. Quindi, per un principiante è anche difficile poter identificare quale servizio sta occupando un programma o quali servizi sta utilizzando il nostro sistema operativo.
Per questo non è un problema, come si può notare qui sotto abbiamo ancora un'altra applicazione dove ci indica di nascondere tutti i servizi che utilizza il nostro sistema operativo. Quindi se noterete adesso qui da questa sbarra abbiamo una lunga lista, quindi se andremo a inserire la spunta all'interno di nascondere tutti questi servizi affinché non possiamo commettere degli errori, se andremo a inserire la spunta all'interno, come si può notare, il menu è diventato nemmeno un terzo e come si può notare abbiamo nascosto tutti i servizi che appartengono al nostro sistema operativo. Quindi se notiamo, in questo schermo ci rimangono tutti i servizi che non fanno parte al sistema di Windows, quindi si possono applicare varie gestioni di disattivarle o mettere le spunte all'interno. Qui rimangono che sono solo i servizi che abbiamo consentito di avviarsi in questa esecuzione durante lo start del nostro computer. Con questo task di configurazione di sistema c'è ben poco da fare. Abbiamo solo una scelta, che è quella di inserire o togliere la spunta all'interno di questi servizi per avviarsi durante questa fase di avvio. Questa fase di impostazione di sistema è importante osservare alcuni principi se abbiamo installato dei programmi di protezione come l'antivirus o un spybot o anche un firewall a cascata con il sistema Firewall, come in questo caso non andremo a togliere la spunta all'interno, altrimenti c'è il rischio che la protezione del nostro computer non può essere garantita. Quindi un consiglio mio personale è quello di non togliere mai le spunte su questi programmi in esecuzione automatica, affinché questi programmi possano caricare tutti i servizi per la protezione in tempo reale, anche se questo fa ritardare l'avvio di all'incirca 30 o anche un minuto per avviarsi il nostro computer, ma abbiamo una sicurezza garantita che questi sistemi di protezione abbiano la necessità di munirsi di tutti i servizi per poter garantire la protezione del nostro computer. La stessa applicazione si può visualizzare anche se andiamo nell'avvio. Se andiamo a visualizzare le fasi di avvio, qui vediamo tutti i programmi che noi abbiamo consentito durante l'installazione di avviarsi in esecuzione automatica e ci vengono raffigurati in questa sezione che vediamo. Vi ricordo che qui stiamo solo visualizzando solo i programmi che abbiamo deciso di avviarsi in questa esecuzione automatica. Non vengono inclusi il resto dei programmi che abbiamo sul nostro computer, come viene anche mostrato se andiamo a attivare questo programma. Qui abbiamo i programmi che vi sono installate in questa macchina, che sono all'incirca 75, e poi se andremo a visualizzare i programmi monitorati che vi sono dentro a questa macchina, come si può notare qui ci viene anche indicato il numero di 13, che corrisponde, possiamo determinare, al panorama che ci offre Ambir in questa sezione dove viene descritto il regular startup, che indica i programmi di avvio, all'incirca sono 14 programmi. Se torniamo
in questa finestra di strumenti e andremo a cliccare all'interno. Da qui possiamo navigare su varie funzionalità che il sistema ci offre per gestire delle regole. Con questo menu basta scegliere una applicazione e poi eseguirla. Come si può notare, da questo menu qui ci vengono rappresentate tutte le operazioni che si possono applicare, quindi basta scegliere l'operazione che si desidera, schiacciare all'interno e poi fare l'applicazione. Per rendere l'idea più chiara facciamo un altro esempio. Se andiamo a visualizzare il pronto dei comandi, se vogliamo visualizzare informazioni più dettagliate sulle attività del nostro sistema, una volta inserito il comando basta eseguire il comando e, come si può notare, questo è il pronto dei comandi che ci offre il sistema 32. Quindi basta andare a digitare questo comando del task list e poi inseriamo un avvi all'interno, gli diciamo ok e, come si può notare, qui ci viene offerta tutta le informazioni che vi sono all'interno del nostro computer. Se vogliamo visualizzare anche questi servizi e processi che ospitano all'interno, basta sempre digitare lo stesso comando all'interno, poi basta inserire la SVC e schiacciare all'interno, e qui ci vengono rappresentate queste informazioni, che sono informazioni dettagliate, dove ci vengono elogate tutti questi servizi che vengono ospitate da ciascun processo che viene utilizzato nel nostro sistema, come si può notare qui all'interno. Ci vengono raffigurate queste liste, dove in queste liste ci sono dei dati che uno può andare a verificare. Se vogliamo fare un altro esempio, vogliamo vedere tutte le attività che vengono utilizzate attualmente. Facciamo un esempio: il nome di file con estensione EXE, anche DLL, che forniscono queste estensioni. Se conosciamo il tipo di DLL o la fila con estensione o un modulo, basta inserire la richiesta per visualizzare il contenuto. Se non si conosce la stringa del binario o se il nome del modulo non è specifico, vengono visualizzati tutti i componenti della lista qui all'interno. Basta sempre digitare il comando, sempre della tag list, come lo stiamo facendo in questo caso, e poi inserire la M all'interno e ci vengono menzionate tutti questi processi e servizi che appartengono a questa sezione. Come si può notare, qui abbiamo una sezione all'interno dove lavorano tutti questi processi nell'insieme. Come si può notare, qui abbiamo una lista enorme. Ecco, come si può notare, questi sono i DLL e i processi e i service che utilizzano per ogni programma di queste applicazioni qui all'interno. Questo si può anche applicare ai programmi che lavorano in background, che utilizzano processi e servizi nascosti. Quindi di qua possiamo anche uscire, come in questo caso. Se ritorniamo nei programmi di avvio, se notiamo, facciamo un esempio, qui abbiamo questo speedbot del team. Se notiamo,
è un programma che viene lanciato durante la fase di avvio del nostro computer. Se andremo a visualizzare questi servizi all'interno, se noterete, non c'è nessun servizio che appartiene a questo programma di Speedbot di Timer, e come si può notare non ci sono servizi di questo programma, perché sono servizi che stanno lavorando in background e quindi non vengono visualizzate. Si possono visualizzare sia con il PowerShell o con il CMD, o come abbiamo visto precedentemente anche con il pronto dei comandi. Basta inserire dei codici all'interno per poter andare a visualizzare questi servizi che lavorano con questo Speedbot del team, che è un sistema di sicurezza per il nostro computer. Poi, per gli utenti più curiosi, se vorrebbero avere più informazioni sui programmi che l'utente stesso desidera, possiamo fare un esempio. Se andiamo a cliccare sul programma che ci interessa, visto che avevamo parlato di questo Speedbot che ha dei programmi nascosti che potrebbero lavorare anche in background, e poi andremo nella proprietà. Come si può notare, qui ci viene elencata tutte le informazioni che sta svolgendo il programma, e come si può anche notare ci sono delle file nascoste che stanno lavorando in background. Poi, come viene qui anche notato, ci sono informazioni di base del programma, e poi qui, come si può anche notare, c'è l'uso delle risorse che viene utilizzato da questo programma. C'è la CPU che sta utilizzando, la memoria in MBit, poi ci fa anche vedere le pagine file, i megabit che vengono occupate, e poi la scrittura che viene effettuata sul nostro hard disk. Poi, se notiamo, qui sotto abbiamo questi processi inseriti nella lista nera che, per ragione di sicurezza, non facciamo vedere, che sarebbe questa famosa lista nera dove all'interno ci sono tutti i server che vengono negato l'accesso a questi servizi, come si può notare anche da questa enorme lista. Se di qua usciamo, si può anche notare il numero che viene descritto qui sotto, come si può notare da questi processi inseriti in questa lista nera. Oppure si può eseguire il PowerShell. Se andiamo nella sbarra dello start, poi andiamo su tutti i programmi, andiamo su accessori, e come si può notare, qui abbiamo dove c'è scritto Windows PowerShell. Basta cliccare all'interno e, come si può notare, abbiamo qui quattro applicazioni, che queste quattro applicazioni che sono per la versione 32 bit e la versione 64 bit, che è anche il modulo come viene rappresentato da questa ISE, sia a 64 bit che anche a 32 bit, che questa applicazione è delle compilazioni di comando e poi renderli effettive sul nostro sistema operativo. Se vogliamo quindi visualizzare, facciamo un esempio. Ecco, se andiamo in questo comando del PowerShell, gli clicchiamo all'interno, basta aspettare pochi attimi che viene reso effettivo. Ecco che è stato reso effettivo, e andremo a digitare un comando della JET. Gli cliccheremo all'interno e, come si può notare, da questa schermata ci vengono fornite tutte le applicazioni del processo che vi sono all'interno di questo computer, come abbiamo visto con il TAC Manager di Andir.
soltanto che con il tag manager di Anvir non possiamo applicare o fare delle compilazioni, e quindi se si vogliono fare delle variabili e applicarle al nostro sistema operativo del registro di sistema del nostro computer, bisogna eseguirle con il Windows PowerShell. Con queste applicazioni, come possiamo anche notare, si possono visualizzare, come viene anche elencato da questa grafica, e qui ci viene anche menzionato il sistema di memoria o le risorse del nostro PC che vengono utilizzate. Quindi noi avevamo parlato del programma di Speedbot dei Team Timer, quindi basta scendere con questa lista in giù affinché troviamo questo timer del Team di questo Spybot, che come viene notato, e se notiamo, e questa è la memoria che viene occupata da questo programma, che è reso invisibile, che lavora in background nel nostro sistema operativo. Se rimaniamo sempre sul Windows PowerShell, possiamo visualizzare anche i servizi che vengono applicati a questi processi che noi adesso abbiamo in questa lista. Basta sempre digitare il comando sempre della jet service e poi cliccare all'interno, e come si può notare qui ci sono anche tutti i servizi che contribuiscono, possiamo determinare con questi processi che vi sono all'interno in questo computer. Quindi se si vogliono applicare delle variabili si dovrebbe fare una compilazione utilizzando il modulo ISE, poi fare delle compilazioni e poi applicare queste applicazioni che sono effettive, che vanno a interagire sul nostro registro di sistema per cambiare o modificare sia delle chiavi del nostro registro di sistema o applicare altre funzioni per poter gestire il nostro computer affinché possiamo monitorare tutti i processi e i service che utilizzano i programmi che noi abbiamo installato in questa macchina. Vi ripeto, per fare queste applicazioni necessita che l'utente abbia molta conoscenza prima di fare qualsiasi modifica. È indispensabile creare prima dei backup di ripristino del sistema, o creare dei backup solo dei settori dove si intende apportare delle modifiche, affinché non viene danneggiato il registro, come lo possiamo vedere in questo caso del nostro computer. Prima di effettuare delle manovre, chiedere un consiglio è sempre una buona scelta dell'utente. Quindi se andremo a uscire dal nostro registro e anche dal PowerShell e ritorniamo su questo tema principale di come applicare alcune regole a questi programmi in esecuzione automatica, parliamo sempre di questi programmi di preferenza che abbiamo scelto di avviarsi durante l'avvio e come lo possiamo fare. Qui ci viene indicato anche il numero dei programmi, e come possiamo anche notare su questo menu ci sono all'incirca 11 programmi, e poi se andremo a visualizzare in questa altra applicazione dove ci viene indicato che vi è un programma disattivato all'interno, quindi se andremo a mettere la spunta all'interno possiamo visualizzare il tipo di programma che è stato disattivato. Ecco, gli mettiamo la spunta all'interno e come si può notare ci viene raffigurato con questo segno che questo programma è disattivato. Quindi se andremo a togliere la spunta all'interno, il programma non viene più visualizzato. Per applicare alcune regole possiamo fare un esempio pratico se andiamo su questo programma di RockDock, e se vogliamo gestire questo programma basta cliccare all'interno
qui ci vengono fornite ulteriore informazione sul programma stesso di RockDoc, che è un programma che carica i programmi come lo possiamo vedere. Basta aspettare un attimo e, come si può notare, questo è il programma di RockDoc per visualizzare i programmi che abbiamo installati per mantenere il nostro desktop con meno oggetti all'interno. Quindi, se vogliamo applicare queste nuove funzioni, se andiamo a cliccare all'interno del programma, come si può notare da questa grafica, ci viene qui esposta questa icona segnalata con questa figura di orologio, e dove ci viene indicata di impostare in una lista in esecuzione in ritardo. Quindi, se andremo a cliccare all'interno, come si può notare, ci viene raffigurata questa schermata, dove in questa schermata c'è questo tempo predefinito. Se non facciamo altre operazioni, il programma si avvierà all'incirca dopo un minuto che il nostro computer abbia caricato tutti i processi che appartengono al sistema operativo. Questo tempo si può modificare, come si può anche notare, tutti i giorni. Poi abbiamo da lunedì a venerdì e da sabato a domenica. Quindi, se lasciamo questa applicazione di tutti i giorni e anche questo tempo di attivarsi questo programma, o possiamo applicare delle applicazioni personalizzate. Quindi, se andremo a cliccare dove possiamo diminuire o aumentare il periodo del tempo che ci offre il programma di Anvir, basta decidere. Se andremo a, facciamo un esempio, stabiliamo che questo programma si deve attivare per caricare tutti i suoi service, per fare funzionare tutto il programma dopo 15 secondi che il nostro sistema ha caricato tutti i servizi che appartengono al sistema di Windows. Quindi, se andremo a cliccare OK, ci viene mostrato un messaggio della nostra sicurezza che è all'interno del nostro computer, come in questo caso. Quindi andiamo a cliccare OK di affermare queste applicazione, e come si può notare, qui ci viene mostrato questo messaggio e quindi ci chiede delle conferme se siamo amministratore di questo computer per apportare queste modifiche. Quindi, se andremo a cliccare di consentire queste modifiche, questo programma di RockDoc verrà visualizzato, che verrà attivato dopo il tempo stabilito dall'utente. Quindi, se andiamo a fare questa conferma, gli diciamo OK e poi terminiamo questa applicazione. Come si può notare da questa figura, il programma di RockDoc si avvierà dopo all'incirca 15 secondi. Lo stesso processo si può applicare anche su altri programmi che abbiamo di preferenza, che si devono attivare in questa esecuzione automatica. Se vogliamo apportare nuove modifiche sempre a questo programma di RockDoc, se vogliamo aumentare il periodo del tempo, sempre basta andare a cliccare con il nostro dito destro del nostro mouse e poi modificare queste applicazioni, cliccare all'interno e ci viene sempre rappresentata questa panoramica. Qui all'interno abbiamo delle prestazioni per diminuire il tempo o aumentarlo il tempo, stabilire il periodo dei giorni in cui dovrebbe attivarsi questo programma, o addirittura possiamo rimuovere il programma da questa esecuzione in ritardo. Quindi, se vogliamo rimettere il programma come lo avevamo predisposto in precedenza, basta cliccare all'interno di eliminare
queste prestazioni che sono state effettuate in questa applicazione. Basta cliccare OK e, come si può notare, il programma ritorna di nuovo ad essere attivato e automaticamente ci viene anche fornito di nuovo le informazioni del nostro sistema di sicurezza, dove sono state di nuovo apportate queste modifiche a questo programma di RockDoc. Quindi basta consentire queste applicazioni e il programma automaticamente ritorna ad avviarsi durante l'avvio automatico, quindi per evitare che il nostro computer sia più veloce e questi programmi non vengono utilizzati, si possono applicare queste applicazioni, come lo possiamo fare di nuovo, stabilire un periodo di tempo. Facciamo un esempio, mettiamo questi 20 secondi, poi gli diciamo OK, aspettiamo che il nostro sistema di sicurezza ci dà questo messaggio e puoi cliccare all'interno di essere d'accordo con queste applicazioni e questo programma si avvierà dopo 20 secondi che il sistema operativo ha caricato tutto il menu per i service che appartengono al registro del sistema per far funzionare correttamente il nostro computer. E questo lo possiamo fare con tutti i programmi che sono in esecuzione, e naturalmente questi programmi hanno anche dei processi che questi processi nell'insieme influiscono sulle prestazioni del nostro computer. Vi ricordo anche, dopo aver effettuato una modifica di qualsiasi tipo su un programma o su un servizio, ci viene sempre segnalato dal sistema di sicurezza e puoi confermare la nuova applicazione fatta. Il programma di Anvir non ci autorizza subito ad riavviare il computer per rendere tutte le modifiche effettive, come il programma che è integrato nel sistema di Windows delle gestione di sistema, che si deve riavviare il computer subito. Come possiamo notare, se andiamo sempre in questi strumenti, poi negli strumenti di amministrazione, se andremo a cliccare all'interno della nostra Message Configure, ci viene raffigurato questo programma che abbiamo già visto in precedenza. Quindi se andiamo a mettere facciamo un esempio, la spunta all'interno di qualsiasi programma, se vogliamo fare questa applicazione gli cliccheremo OK e, come viene rappresentata da questa figura, ci viene già segnalato dal nostro sistema di sicurezza. E poi, se notiamo, questo è il programma di configurazione di sistema che ci indica, ecco che qui si viene anche raffigurato il programma di Anvir, che sono state segnalate nuove applicazioni. E quindi, se vogliamo ritornare sul tema principale, come si può notare, questo programma di configurazione di sistema, per poter rendere effettive queste operazioni, si deve riavviare il computer. Quindi, per effettuare queste applicazioni, se non viene riavviato il computer, queste applicazioni che vengono fatte non vengono gestite dal sistema di configurazione di sistema. Quindi possiamo menzionare che possiamo annullare queste applicazioni che sono state adesso una prova per vedere come viene agito il programma sia del nostro sistema di sicurezza e anche dal programma di Anvir del TAC Manager. Quindi possiamo negare queste applicazioni e possiamo uscire anche da questa applicazione. Con il programma di Anvir non dobbiamo riavviare il nostro computer subito per apportare queste nuove modifiche. Il programma di Anvir
terrà conto di tutte le applicazioni e le modifiche apportate e anche di nuove installazioni di programmi, quindi possiamo continuare, possiamo determinare a navigare sul nostro computer o svolgere altre attività sul nostro computer. Non dobbiamo dimenticarci e tenere presente che nel successivo avvio ci verrà chiesto di confermare tutte le applicazioni di modifica e anche se abbiamo installato un nuovo programma. Per essere ospitato nelle gestioni di Anvir basta consentire le applicazioni fatte e il programma verrà monitorato con le prestazioni o le gestioni di Anvir. Un altro consiglio importantissimo è quello quando andiamo ad eseguire un programma e andiamo a notare che questo programma sta utilizzando troppo risorse della CPU o sul disco o sul sistema stesso, come in questo caso se andiamo a visualizzare il nostro PowerShell. Io adesso sto utilizzando la registrazione di questo programma per registrare questo video e come si può vedere qui viene occupata la memoria fisica di questo programma. Quindi una volta che andiamo ad eseguire un programma e il programma è in esecuzione, non si dovrebbe intervenire sui processi o dei servizi che esso stesso utilizza, perché un programma è costituito dal codice oggetto generato dalle applicazione del codice sorgente ed è normalmente salvato sotto forme di uno o più file che possono generare altri processi con servizi allegati in TREAD e i decretitori dei file o delle periferiche in uso al programma stesso. Come si può notare anche se andiamo in questi processi, dove in questi processi, se prendiamo, facciamo un esempio, questo programma della AVG è un programma solo, però nello stesso tempo utilizza diversi processi e diversi service per lo stesso programma e quindi anche un altro programma che noi stiamo utilizzando come il Microsoft o qualsiasi tipo di programma, senz'altro questo programma si fornirà di questi diversi servizi all'interno per poter gestire il programma. Quindi quando un programma è in esecuzione, tenete le mani lontano sia dai servizi che sta utilizzando o delle quantità di processi che operano nel suo nucleo. Lasciamo che il sistema operativo gestisce le funzioni che verranno affidate allo schedule attraverso opportuni algoritmi di scheduling. Visualizzare il resto di questo menu come viene anche descritto da questa schermata di Anvir e come gestire altre funzioni lo faremo gradualmente, altrimenti non riuscimmo più a capire a cosa serve un programma. Nel prossimo video vedremo come eliminare anche tantissimi processi e servizi inutile che operano nel sistema di Windows, che riguardano anche gli aggiornamenti di diverse forme che vengono utilizzate anche negli uffici o nelle aziende. Quindi se noi non svolgiamo queste attività si possono eliminare tutte queste attività, quindi eliminando tutti questi processi e servizi sicuramente otterremo più prestazione sul nostro computer. Se volete esprimere o polemizzare il contenuto di questo video, a domande non chiare potete lasciare anche un commento. Io vi saluto a tutti da Buontempo Giovanni, al prossimo video.